Oh, this is very tense. Okay. Wow. This is incredible. You feel you're stronger now? Yeah. Are you ready? I'm still alive. Any tenderness here? Unlock your full potential at Crack Addicts. So here we are. Today, Beatrice is our patient, and we're gonna do a full body examination and adjustment to see what her problems are and what to do about it, okay? Would you like to tell us what your problems are? My problems are too many, maybe. Okay. I have so much pain here. Okay. Here. Interscapular region, yeah. Right? And I have difficulty to take long breath. Okay, deep breaths. Yeah. So I can do. Because it hurts problems. Your back. Yeah. Okay. Yeah. Sounds like a rib problems. Mm-hmm. Yeah. Maybe some anxiety also. Anxiety. Yeah. Yeah. Okay. Do you sweat a lot in your yeah. hand? Okay. And feet as well. Okay. Yeah. Feet and hands. Okay, perfect. So let's take a look. Okay, so your head is slightly higher on the right side. So I'll put this one in this position. Okay, same thing with your shoulders. Okay, and then we have a slight rotation of your pelvis this way. Okay, but okay. It's very subtle. And the pelvis follows the shoulders and the head. Now keep looking ahead. I'm looking at your weight distribution, which is perfect. Okay. Exactly perfect. So this is already an indication of a balance in the body, although we see a flat foot on the right and the left as well, even though the right one is more pronounced. Now, let me move your head a little bit. Okay, range of motion is complete. In rotation, lateral flexion, in extension. Any pain here? No. Okay. Let's see, shoulders, range of motion, right shoulder, very good, same thing here, no, fine, now let's look for pain points, any tenderness here? A little bit. Okay, what about this side in comparison? No. Not so much, okay, so not the so right much. Side is a little more tender, yeah? Yeah. Should have the same finding on the first vertebra here. Should be more tender here, less so over here. Maybe equal. Equal? Yeah. Okay, perfect. What about mid-neck? Should be more tender here and a little less over here? More on more the on left. The left, side. Yes, yeah. Exactly. Now, if I go down on your pelvis, you should find a little tenderness here. And less so over here? On the right. On the right side is yeah. more tender. Perfect. Okay. Now lift your elbow as much as you can. That's okay. Let's see the other one in comparison. It doesn't come up as much, eh? No. This is a lateral scapular problem, okay? Now we're gonna fix it. Okay. Let's take a look at leg length. Okay, we can already see she has a left short leg in this position, okay? Because the internal malleoli are not equal, okay? This one is a bit further up. Okay, what happens when I rotate inwards? Very good. Now, let me know which one is more painful. This one or this one? The left. The left one, yeah? Yeah. On the outer part should be more this side and less this side, yeah? On the right. More here? Less here? Maybe the same. Same, yeah. Okay. What about here? Oh, this is very tense. You feel it? Mm-hmm. Less over here? Yeah. Okay. Yeah. Good. Give me your hands up here on top. Okay. We have one phalanx of difference. Okay. Now, move your head to the right. Sorry, your head. Okay. Okay. The other side, nothing happens, okay. Now keep your hands over here, I'll move your head for you.
No? Over here? No. Head movement doesn't change here. Okay, okay. So we go on down. And I'll start with my revisitation of priority system. Keep your knee straight, push up. Okay, push up here. It's a sustained push, okay? Yeah. It's not okay. Like that. Push. Okay, beautiful. Now, we're gonna touch some points on the body and we test the muscles again, okay? Okay. We're looking for the inhibition. Push up. Okay, push up. Okay, they stay strong. Okay. Mm. Now, put his hand flat there. Two fingers here. Push up. Strong. Push up. Strong. Good. Now I'm talking about activation, not strength. Strength is the capacity of a muscle fiber to contract, okay? Activation is the number of fibers that the muscle activates, okay? And activation is neurological, strength is muscular, is something you train. This one you cannot train, you can only activate with your nervous system. Now, two fingers here, push up, push up, push, strong, strong. It's harder, yeah? Yeah. A little difficult. Push up here. Yeah. It doesn't seem the same. As strong, yeah. Okay? Take them away. Push up. You feel the difference? Yeah. Push. Absolutely. Okay, now. In applied kinesiology, this is an emotional problem, okay? Okay. Which is also something that can give you anxiety and sweat, okay? Mm-mm-mm. Now, normally, the muscle linked to anxiety in applied kinesiology are the TFL, mm-hmm. and the organ is the colon, okay? So do you get digestive problems? Sometimes, yeah. Okay. After dinner. After dinner, yeah. Perfect. Are you allergic to any foods? Oh, no. Or sensitive? No, okay. Let's test the muscles. Push out. Okay. Push out. Push. That's good. But again, if you touch here, push out. What happens? Yeah, it's more difficult. Yeah. Push out. Nothing. Okay. Good. With fingers, I'm gonna my fingers. I will stimulate these two points. Okay. You will feel your head pulsating underneath my fingers. Okay. Okay. The right side already. This is a very soft technique. Very good. Now, put your fingers here again. And push out. Wow. Much stronger. Push out. You feel the difference? Yeah. Should be the same thing here. Push up. Yeah. Push up. Okay. But now, do you know what's the cause of your anxiety? No. Okay, you don't know it. No. When too did many. It start? 3 years ago. 3 years ago. Yeah. Okay. Was it a particular period of your life? No. No. Okay. So you said you think you have too many causes for anxiety. Yeah. Think about one. Maybe. No, just think about it. Don't tell okay. me. Okay. Keep your elbow straight and push the arms together. Go. Now think about the cause. Okay. You have it in your mind. Yeah. Push again. No, it's not this one. Anything else? I don't know. Okay. Push. Push. Yeah, this one causes inhibition. Yeah. Okay. Now you know what it is. I don't. Mm-hmm. Okay. But we'll fix it. Now I can't fix the emotion. Okay. But I can change the way your body reacts to it. Okay. Perfect. Okay. And this I do with some correction. Come sitting up for me, please. But keep your legs here. Okay. Now I want you to think about the resolution
of the situation that causes you inhibition, okay? Okay. And how would you feel if this situation was resolved, actually? Okay. Now, when you do this, I will tap your body, mm-hmm. and when you finished visualizing this thing, you lift your left arm, okay? Okay. Very good. Now, keep breathing while you do it, okay? When you're ready, you can lift your left arm. Okay, lay down. Now, you just thought about the resolution of it, okay? Okay. Think again about the cause, okay? Okay? How things went. Push together. You feel you're stronger now? Yeah. Good. Now, I can adjust you. Oh, okay. Okay. Awesome. Okay, relax. Was it painful? No. That's no pain here. It's release, relief. Yeah. Cool. Relax. Okay. Perfect. Relax. Wonderful. Now, bend here. Okay. Is it painful now? No. Okay, let's see the other side. Tender? Painful? No. No. Okay, very good. We'll carry on. Push together. Don't mm-hmm. let me open. Okay. Again? Okay. Again? Push? Here I win. Yeah. Okay, relax. It's like this. Ooh. Like this again. Don't let me open. Feel the difference? Yeah. Put your hand on the side of your neck. Now, this is the side where you have the problem. Yeah. Okay. You tell me which one is more painful. One, two, three. Maybe the first one. Here. Yeah. Contact it. Relax. Take a deep breath. All the way out. How was it? Amazing. Eccolo. Mm-hmm. Look. Turn the elbow. No. Elbows are fine. Okay. Put this hand on the side of your neck. We'll do the same thing here. Yeah, the first one. Okay. Relax. Wow. This is incredible. It's incredible, yeah? Yeah. How do you feel? Much better. Take a deep breath. Can you take it? Yeah. You don't struggle, no? No. Okay, good. Now, okay, so feel this, mm-hmm. you move here. Yeah. This side, it's stiff, yeah. And it hurts a bit, yeah? Mm-hmm. Okay, so this is our vector, okay? Okay. The direction of the adjustment, like this. Okay. These are the reactions I like. Now, I just did lateral flexion. Now I'm going to do rotation. Okay. Here moves fine. But when I reach here, the bottom of your cervical spine, about C5, C6, yeah, this side moves. This one is stiff, it doesn't move at all, okay? Yeah. So I don't adjust in rotation this way, mm-hmm. but I put the head in rotation and then I go from posterior to anterior, okay? This is safe.
Okay. Okay. I'm still alive. You are. Now the legs are even. No pain. No. No. Okay, you remember? Internally and externally, they were painful. Mm. Okay. Now I'll have you going face down. Relax. Kick up. Like this. No, no, no. The thigh stays on the table. Okay. You just bend your knee, okay? Okay? Go. Okay. The other one. Push. Okay, this is fine. Now we said, what's worse, this one or this one? The right. Right one. Yeah. Okay. So I'm gonna do. Oh, you feel that? Yeah. It clicked as I tried to adjust it, as I tried to challenge it, stimulate it. Now we'll do it again. Kick up. No. Now it doesn't weaken. I was expecting it to weaken because as I was challenging it, it cracked, so I adjusted it with the right vectors, okay? It was meant to be just a little joint spring, but I adjusted it involuntarily. Can you shuffle down a bit towards the feet? Yep. A bit more? Very good. Now put this hand underneath your leg. Okay. Underneath it. Okay. Now you remember you couldn't lift the arm when it was on the shoulder. On the shoulder. Relax, relax. Floppy. Okay. And down it goes. Yeah, 1, 2. Down, down, down. Okay. Wow. Good or bad? Good. Very good. Very good, yeah. Wow. Now, since she said she has a rib pain, I'm gonna work a little bit with the arthrostim, okay, to get some movement in the joints, constant transverse joint. Okay, and the same thing on the other side. Relax. Okay. The same correction on the other side. One here. Okay. Now, be on your right side, this way. That. Are you ready? Yeah. 1, 2, 3. I'm adjusting the sacrum. Relax. Now this one's a little different. What's it like here? Pain? Not much. Here? Maybe. A little bit, okay, yeah. Relax. Okay, you went on preload. Woo! Better, yeah? Yeah. Sit up. Now, copy me like this and lift as much as you can. Wow. Different story, yeah? Yeah. Show me the other one. My God. Different story, yes. Okay. Stand up. Go like this. Push your elbow back against mine gradually and quick. Look at me. Like that. Okay. Go. Faster. No, it's okay. The other one. Slowly and okay. The right one was blocked, the left one not. Okay. Allora sì, nell'ultimo anno ho avuto due infortuni. Il primo a causa di un incidente stradale, ero in moto e una macchina mi ha sostanzialmente preso in pieno. Non mi sono rotta nulla, però ho sbattuto la schiena e il coccige e mi sono fatta molto male a una gamba. E nel destra secondo... o sinistra?
e sinistra. Okay. E nel secondo caso, attraversando la strada, appunto, sono stata investita da una macchina, anche in quel caso non mi sono retta nulla, però mi sono fatta piuttosto male. Non sei fortunata per strada. D'accordo, non hai fatto interventi, a che distanza temporale si sono verificati questi incidenti? Allora, l'ultimo a giugno e il primo a marzo. Ah, quindi qualche mese comunque. Sì, esatto, poi mi sono anche rotta l'omero però precedentemente. Destro o sinistro? Destro. E come hai fatto? E sono caduta da piccola in realtà, okay. Però sono caduta da un gonfiabile perché un bambino mi ha spinto, sono caduta addosso a un albero e mi sono rotta l'omero. Certo, che parte? Qui. A metà? Sì. Okay. Ah no, ok, perfetto, nel medio prossimale. D'accordo, allora iniziamo la visita, cerchiamo di capire cosa possiamo fare per aiutarti. Inizierei facendoti salire su queste impronte passando da dietro. Allora, di primo impatto mi rendo conto, se faccio vedere anche in camera, che tu, Chiara, non so se te l'hanno mai detto, ma hai una scoliosi. Sì, sì. Convessa a destra, ok? Sul passaggio dorsale basso, ok? Probabilmente con un compenso convesso a sinistra lombare. Allora, guarda, continuo a guardare dritta. Mm-hmm. Qui vediamo che l'orecchio destro è più alto del sinistro, in realtà qui dal paziente precedente già troviamo questo finding. La spalla destra è più alta della sinistra, quindi sei così, e sul bacino, il bacino è pari, stranamente. Ok, adesso continuo a guardare dritta, la distribuzione del peso è piuttosto uniforme, appoggi 20 kg a sinistra e 18 a destra. Allora, vediamo un attimino in che condizioni versa la tua colonna vertebrale. Hai più fastidio a destra o a sinistra? A sinistra. Ok. Lo stesso dovrebbe succedere qui e qui un po' meno? Sì, esatto. Se invece vengo nel mezzo dovrebbe essere un po' più a destra e a sinistra meno. No, mi fa più male a sinistra. Più male a sinistra? Sì. Ok, prova a aprire la bocca, spalancala. Cambia qua? Sì. Migliora, vero? Sì. Spalanca la bocca, migliora anche questo? Sì. Ok, tendenzialmente quando è tutto da un lato c'è un coinvolgimento dell'articolazione temporomandibolare che potrebbe essere secondaria al problema che hai avuto sul coccige. Tu prima di questo incidente non avevi mai avuto problemi, dolori o altri? In realtà sono caduta tante volte. Ah, ok, perfetto. quindi sì, la risposta è sì. Sì. Ti muovo io la testa senza non mi aiutare? No, qui il raggio di movimento è completo, qui invece è limitato. Mentre qui il naso arriva sopra la spalla, quando ti giro la testa verso sì, sinistra, lo sento. Siamo qua. Mm-mm. E dovremmo essere di qua, ok? Sento che il collo da quella parte si gira di meno. Esatto. Ma qua. Qui va bene, qui un po' meno. Credo che avrei fastidio anche qui sotto, allora? Mm-hmm. E qui meno? Sì. Sdraiata a pancia in aria, con la testa sulla carta. Hai la gamba sinistra un pelo più corta della destra, quindi immagino di trovare fastidio qua. Mm-hmm. Qua meno. Uh-huh. E poi fastidio qua? No, di no. Di sì. Ah, ok, tutto a sinistra quindi. No, questo per fortuna va bene. Se vengo sul bacino, hai fastidio qua? No. Qua? No. Ok, perdonami, fastidio qua? Un po' sì, qua meno? Qua meno. Ok, d'accordo. Spingi? Questo va bene. Piega le gambe? Spingi, spingi, non ce la fai più, è vero? Gambe giù, adesso mani, così sappiamo che sei forte, spingi, molto meglio. Inspira e trattieni l'aria, con l'aria dentro spingi le braccia uno contro, molto meglio, ok? Butta fuori tutto, senza aria spingi, no, questo va bene. Perfetto, non è andata in torsione la dura madre, ma si è verificata una disfunzione sul sacro e sul coccige. Col ginocchio teso spingi la gamba verso l'alto. Ok, anche di qua. Ok, spingi su. Spingi su. No, qui va bene. La più risposta al test. Qua. Qua. No. Bisogna che sia molto preciso qua, eccolo, tienilo là, spingi su, questi vanno bene, spingi su, 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 no, qui va bene, vediamo la parte emotiva, spingi su, spingi,
C'è anche un'interferenza emotiva. Spingi. Hai avuto uno shock emotivo? Oddio, del tipo? Può essere qualsiasi cosa, ma un lutto, qualcosa che il tuo corpo può aver elaborato male, un lutto, una lite. No, sono particolarmente stressata. Ah, ok, quindi ok, sono micro stress ripetitivi, perfetto. Perché sono laureata in lettere, quindi come puoi non essere stressata col precariato? Perché ti spiego, c'è una connessione naturalmente, c'è un ponte tra corpo e mente, e il tuo corpo risponde a determinati pensieri, ricordi, emozioni. Solitamente è uno shock emotivo, però potrebbe essere anche uno stress continuativo, e il tuo corpo, ogni volta che diciamo la tua mente indugia su determinati pensieri o che ha sempre da fare, sempre impegnata, ha delle ansie, cose così, il tuo corpo ne risente in maniera negativa, tant'è che ti inibisce i muscoli, ok? Quindi abbiamo due problemi, uno strutturale e uno più diciamo psicosomatico, ok? Io non sono psicologo, quindi non posso correggere la mente, però posso cambiare la risposta che il tuo corpo ha rispetto a uno stress. Rilassata. Ok. Morbida. Non mi opporre resistenza, per favore. Lascia. Ecco qui. Ecco qui. Ce ne sono di morbida? Di fastidi da correggere, di disfunzioni. Con le mani, tieniti forte al lettino perché ti tiro, ok? Rilassata. Ok. Naturalmente c'è una bella differenza di massa fra me e te, quindi vado più delicato, ok? Morbida. Ok. Perfetto. Ok. Noi abbiamo visto che quando giravi a destra non avevi problemi, ma quando giravi a sinistra c'era un limite di movimento, giusto? Guarda, spingi le braccia uno contro l'altro. Qui va bene. Gira la testa a sinistra. Spingi. Spingi. Vedi che perdi attivazione? Gira la destra. Spingi. Senti la differenza? Quindi andiamo a cercare a livello cervicale, qui dà fastidio? Sì. Allora, questo livello qua, la terza cervicale, è un punto di inserzione di determinate strutture che possono creare tensione anche sul coccige o possono rispondere a una tensione del coccige, ok? Adesso non voglio entrare in tecnicismi, però... esatto, morbida. Ecco fatto. Ancora viva? Bello. Ottimo. Mani qua su. Gira. Spingi uno contro l'altro, vai. Gira la testa di qua. Spingi. Senti che adesso tieni la forza? Ok. Giù. Adesso quando abbiamo un blocco... C'è il segmento sotto è andato in blocco anche, ma con un vettore diverso, quindi non serve aggiustarti così perché sappiamo che così ti muovi bene, ma dobbiamo andare in lateralità. Infatti appena ti metto in questa posizione è un po' di fastidio. Però facendo così miglioriamo tutto. Mano qua dietro. Ok. Benissimo. Adesso, prima di mandarti a pancia sotto e continuare con la parte strutturale, mi soffermo un attimo su quell'interferenza psicosomatica, d'accordo? Adesso io prendo un contatto su questi punti e ti chiedo di fare dei respiri profondi. Allora, a breve sentirai la tua fronte che inizierà a pulsare sotto le mie dita. In realtà ha già iniziato, però è molto sottile. Sto aspettando che la pulsazione tra destra e sinistra si sincronizzi. Senti che pulsa? Quindi vorrei che pensassi agli stress che hai, ok? Tutti gli stress che hai, il motivo per cui sei stressata. Mentre lo fai, faccio una stimolazione dei muscoli sottooccipitali. Ok, perfetto. Abbiamo tagliato il ponte negativo corpo-mente. Dobbiamo
creare un ponte positivo, ok? Quindi se mi vieni seduta con le gambe qui, ma mantieni le gambe dove sono, ti chiederei di, in relazione alle fonti di stress che hai, di visualizzare il modo in cui vorresti che questa situazione in realtà fosse e come ti sentiresti tu se questa situazione fosse effettivamente come la vuoi. Pensi di poterlo fare? Ci provo. Ok, quando hai fatto questa visualizzazione alzi il braccio destro, ok? Io faccio degli stimoli sulla parte anteriore e sulla parte dorsale della tua colonna vertebrale, okay. D'accordo? Ricordati quando hai fatto di alzare il braccio destro. Ok, pancia in aria. Di che questa configurazione qui ti toglieva la forza nelle gambe? Mm-hmm. Vediamo adesso. Spingi su. Come lo senti? Meglio. Tienilo là. Spingi su. E la destra? Meglio. Ok. Adesso possiamo andare a pancia sotto. Un altro piccolo qua. Ok. Fatto male? Sì. Ok. È passato subito però, no? Sì, okay. Sì, assolutamente sì. Sempre testa nel centro? Abbiamo visto che hai anche una gamba più corta a sinistra. Quando io piego e faccio il test di... Morbida con i piedi, faccio il test di Derfield, diventano pari. Quindi, verosimilmente, questo fastidio qua dovrebbe scomparire quando io premo qua. Sì, è vero. Ok, perfetto. Quanti anni hai, Chiara? 24. 24, quindi adesso entri nel mondo del lavoro? Sì. No, in realtà sto finendo la specialistica e poi sì. Ah, e poi? Facendo le supplenze. Allora, questo era il punto che toccavamo prima, che toglieva il dolore da qua. Quindi vengo a prendere il contatto, è un bacino posteriore e inferiore. Morbida. Ok. Hai visto? Andato benissimo. Se tu torni a pancia sotto, constatiamo che le gambe sono tornate pari. Quindi non c'è neanche bisogno di alzarle. E qui dovrebbe essere diminuito il dolore. Sì. Ok. Do qualche stimolo sulla cassa toracica per la scoliosi, ok? Ok, posso toccare il coccige dove hai avuto il trauma? Sì, certo. Allora, perdonami, se io prendo il coccige e lo tiro su, migliora? Sì. Anche di qua? Sì. Allora, mentre io tengo questa tensione, ti chiederei di fare cicli di respirazione. Dentro l'aria, fuori l'aria. Dentro, fuori. Dentro, fuori. Dentro, fuori. Dentro, fuori. Adesso se io non tocco più lì, fa ancora male? No. Ok, quindi correzione avvenuta. Fastidio qua? No, molto. Ok. Fastidio lì. Qui è lo stesso, esattamente lo stesso segmento di prima, solo che lo sto toccando in un punto diverso. Prima lo toccavo laterale, adesso lo sto toccando inferiore. Quindi vienimi sdraiata sul fianco sinistro. Morbida. Ok, torna pancia sotto, ripiega le ginocchia, spingi, senti meglio, no? Adesso manca solo un piccolo muscolo da trattare, che è un muscolo della bocca. Questo purtroppo è un po' fastidioso, ma è diciamo parte di un piccolo protocollino. Dopo aver trattato la terza cervicale e il coccige, bisogna trattare l'opterigoideo, per il tipo di problema che hai avuto tu. Apri grande la bocca. Eccolo qui. Apri. Lo so, questo è piuttosto tosto. Apri. Lo so che fa male, ti chiedo scusa. Anche di qua. Io non sono sui denti ovviamente, sono sulla muscolatura della bocca. Vienimi seduta. Adesso probabilmente mi odierai, però. Fa male qui? No. Qui? No. Qui su? Qui? Mm-mm. Dove? Qui. Ah, proprio sulla mandibola. Ok, questo non è un problema. Perché prendo l'activator. Guarda dritta. Spalanca la bocca. Adesso, qui?
Qui fa male? No. Perfetto. No, c'è anche qua sotto. Dolori? No. Questa mano dietro la testa? Rilassata, rilassata, fammi girare. Ok, l'altra? Scusa. Nessun problema, morbida. Ok, piedi in piedi. Mani sui fianchi così. Ti chiederei gentilmente se potessi spingere il tuo gomito rapidamente indietro contro il mio. Ok, girata dall'altra parte. Spingi, aspetta, spingi ora, veloce. Non forte, ma veloce. Più veloce? No, questo è libero. Ok, cammina un po' avanti e indietro e mi dici come ti senti, per favore. Bene? Bene. Ok, ottimo, sono contento. Io credo che con un piccolo ciclo di sedute qua si risolve definitivamente il problema. Sicuramente c'è da valutare ancora, tu mi avevi detto che avevi preso una botta alla gamba. Mm-hmm. Io ho controllato questo oggi, però il tuo corpo non me lo segnalava come priorità. Significa che probabilmente potrebbe uscire fuori in un secondo momento come, diciamo, struttura da valutare e da aiutare a portare a compimento il processo di guarigione. Okay. Non so se tue domande, però secondo me è tutto... No. Ci siamo allora, va bene? Grazie. È stato un piacere, Chiara. Anche per me. È più di un anno che soffro di tensione a livello del collo e parte alta della schiena. Ok. E ho cercato di risolvere con qualche seduta dall'osteopata, ma insomma si risolveva per qualche giorno e poi mi tornava il dolore. Okay. Come prima. Ascolta, i fastidi che tu senti rimangono circoscritti al collo oppure si irradiano su spalle e braccia? Si irradiano solo sulle spalle, sulle braccia no. Sulle braccia no, d'accordo. Tu stringi i denti quando... di notte? No. Ok. Quando ti alleni invece? Sì, può essere. Ok, che tipo di allenamenti fai? Faccio allenamenti a corpo libero. Ok. Quindi elastici, pesi. Perfetto. Ma hai mai fatto dei lavori con i denti? Ortodonzia piuttosto? Adesso che... sono in ortodonzia, sto mettendo l'apparecchio... mobile. Ok, perfetto. D'accordo, allora con questi dati alla mano io direi iniziamo, ok? Iniziamo. Se non ci sono controindicazioni. Allora sali gentilmente su quella pedana. Sì. E vediamo con i piedi sulle impronte, bravissima. Metti meglio il piede destro, un po' più centrale il tallone. Perfetto, adesso guarda dritta. L'orecchio sinistro è leggermente più alto del destro. Scusa, il destro è leggermente più alto del sinistro, la spalla invece è un po' più alta alla sinistra. Ok, vediamo la distribuzione, che è perfetta, non c'è neanche un chilo di differenza, d'accordo. Quindi con questo tipo di postura, fastidio qua? Mm-hmm. Qua meno? Sì. Ok, perfetto. Scendi pure. Allora, girata? Ok, guardo l'appoggio dei piedi. No, sembra buono. Accomodati seduta qua, per favore, Francesca. Stai ritassata? Fastidio qua, vero? Sì, Dall'altro lato meno. Meno. Adesso faccio anche una palpazione più improntata al Gonstead, quindi sento le spine, mm-hmm. spinose. Qua anche. Mm-hmm. Sul C5, che però dovrebbe essere fastidioso qua, no? Sì. Infatti, e qua di meno. Sì. Vediamo se ti crea un'inibizione. Tieni qua. Spingi sul braccio, guarda, non devi spingerlo avanti, okay. Devi spingerlo su, vai. Ok, no, perfetto. Spingi sul gomito, ok. Spingi il braccio in avanti così, vai. Va bene, perfetto. Rilassata. Ok, qua è fastidio? Un po', sì. Qua di più?
No, di più. No, sì. Ok, giù. Adesso io tocco qua, ok? Mm-hmm. Piegati in avanti per toccare il pavimento in mezzo alle gambe. Ok. Sì, ok. Questo resta fermo, questo sale su. Torna su. Quindi immagino che tu avrai fastidio qua. Sì. E qua invece non c'è. No. Ok. Pancia in aria. Tutto sembra puntare verso un category 2. Adesso immagino di trovare esatto questa gamba lunga e questa corta. Fastidio qua? Un po', sì. Qua meno? No. Ma dovrebbe essere più esterno qua. Nessuno di due? No. Meglio. Vuol dire che non è grave. Evviva. Probabilmente un po' di fastidio. Sì. Qua meno? E poi probabilmente un po' qua. Sì. Qua meno. Sì. Gli indici sono, c'è una bella differenza. Questo è corto, questo è lungo. Gira la testa a destra. Rimane così, gira a sinistra. Diventa pari. Tu mi senti che tiro più da una parte che da un'altra? No. Ok. Mi contestano sempre il fatto, ma tu tiri di più. Invece no. È con la posizione del collo che si elimina, sì, la tensione da un lato. Sì, ma l'ho, okay, sentito proprio girando che si allungava il braccio. Esatto. Perché la rotazione del collo in quella direzione là, che era a sinistra se non sbaglio, mm-hmm, ti elimina la tensione sulla parte destra del collo. Certo. Non restano così. Ok, e rimane pari. Rimane corta, scusami. Calcia su qua, spingi forte. Brava. Di qua. Ok. Braccia giù. Tu sopra di corta a destra. Cosa? Sopra di corta a destra. Avevi la gamba corta a destra. Vediamo, sì, ritorna a pancia in aria. Perché non vorrei confondermi. Sì, qui sei corta a destra. Una cosa che succede quando c'è un blocco primario dell'atlante, ok? Okay. E solitamente il blocco è in lateralità dal lato della gamba corta a pancia sotto. Quindi se tu mi dai un dito e lo metti qua. Aspetta, deve essere molto più qua, mm-hmm, ok? Qui le gambe tornano pari. Inquadriamo bene per farlo vedere. Ok? C'è una bella differenza rispetto a prima. Però se lei tiene il dito là, questo muscolo che prima era forte, calcia su, perde l'attivazione. Ok? Questo significa che c'è un blocco primario qua. Ha mai preso botte in testa? Oddio, no. Ok. Allora, vieni qua con me. Seduta sul bordo. Ok, poggiati al sedile. E anche anteriore. Questo si chiama ASLA. Qua. Di solito questo fa tossire anche. Ecco, togliamo anche anteriorità. Lascia, morbida. Ecco. Ok. Pancia sotto, io corretto solo in lateralità, senza rotazioni. Ok, adesso le gambe restano pari, ok? Senza che lei stia toccando la testa, il collo. Vediamo adesso, ritocca qua. Calcia su. Adesso quando tocchi tieni la forza, giusto? Mm-hmm. Perfetto. Pancia in aria, adesso anche qui sono pari. Poi noi avevamo fastidio qua, se non sbaglio. Sì. C'è ancora? No. Ok. Qui potrebbe esserci ancora. Fastidio? No. Ok, meglio? Così. Qua sì, ok. Vuol dire semplicemente che dobbiamo aggiustare altri segmenti. Mani qua su. Come le senti adesso? Sono uguali. Sono uguali. Mm-hmm. E tu però hai la testa al centro. Io tiro in modo uguale? Sì, sì. Ok. Adesso ti faccio vedere un'altra cosa. Tieni il ginocchio qua, spingi la gamba in su, forte? Sei forte, d'accordo? Mm-hmm. Piega questa gamba.
giù. Spingi in su adesso. Spingi in su. Spenta. Ok. Se io tolgo qua. Spingi in su di nuovo. Torna la forza. Sai perché? Perché c'è un blocco del bacino che sta creando uno squilibrio lungo tutta la colonna fino ad arrivare qua sopra, ok? Ok. E poi questo ti creava la sintomatologia, quindi cervicale perlomeno. Quindi direi, vieni sdraiata di fianco verso di me. Io so già come devo aggiustarti perché ho sentito prima quando eri seduta. Volevo vedere se quel blocco aveva anche una ripercussione kinesiologica. Ti chiedo scusa. Eccolo. Morbida. Lascia. Ah, ok, mi sono... Eccolo lì. Perfetto. Pancia in su, mano qua. Giù. Spingi in su adesso. Un'altra cosa, eh? Dritti i gomiti. Spingi uno contro l'altro. Stringi i denti. Spingi. Spalanca la bocca, grande. Spingi. Ok. Inspira e trattieni l'aria. Spingi. Butta fuori tutto. Quando è svuotato e sei senza aria, spingi. No, bene, giù. Ok, respira normalmente. Dritta, spingi su. 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 Fai fatica ad addormentarti tu? No. No? No. Ti alzi più stanca di quando... Sì. Ok. Allora, seconda. Spingi su, spingi su, ok, un piccolo, una piccola restrizione nei movimenti cranici con la respirazione, un bel respiro, fuori l'aria, ancora, fuori, vai, fuori, vai, fuori. Spingi su, meglio no? Spingi su, adesso c'è questo però, inspira l'aria, trattieni, spingi su, molto meglio, inspira l'aria, trattieni, ottimo. Respira normalmente, eh? Spingi su. Meglio, non trovi? Inspira. Spingi su. Butta fuori. Spingi su. No, qui sei a posto. Ok. Cammina un po', mi dici come ti senti, per favore. Col collo? Meglio. Ma ancora non bene? Ancora non bene. Ok, perfetto. Vieni seduta qua. Questa? Mm-mm-mm. Ok. Appoggia la schiena. Rilassata. Eccola. Ok. Prendi un secondo e cammina di nuovo. Mi dici come ti senti. Ok. Adesso ci siamo? Ci siamo. Ottimo, meno male. Ehi, questo abbiamo fatto tre adjustment noi, eh? Okay. C1 qua, C5 qua e il bacino. Quindi niente di particolare. Però questo è il classico caso in cui meno si fa meglio è, okay. Però purché quel che si faccia si segue in modo preciso, certo. Ok? Mani così,
Girata, bravissima, così va bene, così va bene. Spingi il tuo gomito indietro. Ok, dammi l'altro. Vai. Aspetta, vai. Eccolo qui. Girata di schiena. Due passi avanti. Mani qua dietro. Chiudi i gomiti. Tieni stretti stretti, testa giù. Più stretti i gomiti. Io ti tiro, non camminare. Perfetto, ok. Come ti senti? Molto bene. Meglio, eh? Sì. Ottimo, sono contento. D'accordo, io per oggi mi fermerei qua. Ok. Direi, vediamo come va il collo. In base a come ti senti nelle prossime, insomma, sedute, direi valutiamo se c'è altro da fare ed eventualmente cosa, e di lì approfondiamo, perché se facciamo tutto in un'unica seduta rischiamo che confondiamo il corpo, ci confondiamo anche noi, perché poi se c'è un cambiamento non sappiamo che cosa l'ha creato. Capito? Invece tutto quello che ho fatto oggi è coerente con un determinato tipo di presentazione e sappiamo, insomma, dove ci porta. D'accordo? Non so se hai domande Perfetto. per me? No, a posto. Tutto chiaro? Tutto chiaro, grazie Sono mille. molto contento.